Erice come un laboratorio a cielo aperto, Erice come una grande installazione artistica. Corimeo è il titolo della manifestazione che si è chiusa domenica e che ha visto il contributo di tanti artisti arrivati un po' da tutta Italia e non solo. Lavorare qui serve per ispirarsi? Certamente sì, anche ha uscito la voglia di venire stare un tempo per dipingere tutta questa roba. Non lo so se dire romantica, è più romantico che lo romantico, mi sembra. E mi chiedo, per esempio, perché hanno fatto tutti questi palazzi, tutto questo castello di pietra così, a questa altezza. È una... Affascinante. Un capitolo a parte per originalità merita l'installazione fatta con il sale all'interno della chiesa di San Salvatore. In questo caso noi abbiamo utilizzato il sale, normalmente utilizziamo i fiori, non solo con i fiori, però d'estate, visto il caldo, utilizziamo il sale che ci permette di dare sfumature di ogni genere, colorazioni che non riusciremmo ad avere con i fiori assolutamente. Qualsiasi tipo di colore e tutte le sfumature di quel colore, quindi possiamo dare al nostro quadro tutto quello che serve, come se fosse un quadro vero, quindi una pittura vera e propria. Appoggiare il sale a terra è uno spettacolo. Il nostro sale di Sicilia, soprattutto sale eccellente, ci permette di fare tutto questo lavoro senza problemi. Fortemente voluta dall'amministrazione comunale, la manifestazione è giunta al terzo anno di vita e costituisce uno degli appuntamenti più affascinanti che Erice offre ai tanti turisti in questo periodo presenti in vetta. È urban street art che vede tanti artisti, molti giovani artisti provenienti da tutta Italia e alcuni anche dalla Sicilia, sperimentare questa nuova forma di arte che tanto avvicina ai giovani, un linguaggio assolutamente innovativo che comunque coniuga sicuramente l'arte tradizionale con l'arte più contemporanea e quindi un'opera itinerante a cielo aperto grazie alla direzione artistica dell'architetto Francesco Ferla con la collaborazione dell'architetto Arianna Maggio. Veramente l'arte esce fuori dai siti culturali, quindi attraverso questo connubio assolutamente interessante riusciamo a portare fuori dai siti l'arte che non diventa più privilegio di pochi ma di tanti. Le opere resteranno in esposizione fino al mese di novembre.